Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina ha dato esecuzione a un'ordinanza cautelare, con cui è stato disposto un provvedimento di sequestro preventivo per circa 1,7 milioni di euro nei confronti di 4 persone fisiche e di un istituto di credito, nell'ambito di un'indagine condotta nel settore dell'indebita percezione di bonus edilizi. Sulla base dei preliminari accertamenti, i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo hanno riscontrato come ingenti flussi finanziari ammontanti ad oltre 800.000 euro provenissero a loro volta da un istituto di credito che aveva monetizzato ad alcuni contribuenti i crediti delle agevolazioni fiscali riconducibili ai cosiddetti ecobonus, sisma bonus, bonus facciate e bonus recupero patrimonio edilizio. Più approfondite investigazioni pertanto hanno reso possibile la ricostruzione di ulteriori ingenti crediti. In particolare Fiamme Gialle e Mamertini acquisivano alle indagini come i richiedenti non avessero appaltato ad alcuna ditta i lavori di manutenzione, né tantomeno ricevuto alcuna fattura corrispondente agli importi autocertificati nelle istanze. Non solo non verrà traccia di alcuna obbligatoria comunicazione di inizio lavori, le cosiddette CILA-CILAS, presso i competenti uffici comunali, ma gli indagati non risultavano neanche proprietari degli immobili o conduttori a qualunque titolo dei medesimi. I fittizi crediti fiscali così altamente creati quindi venivano ceduti dagli indagati a un istituto creditizio per la successiva monetizzazione, arrivando persino a frazionare l'ammontare complessivo attraverso plurime cessioni con l'intento di eludere la normativa antiriciclaggio. I carabinieri della stazione di riposto hanno arrestato in flagranza un 25enne del posto per reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In particolare, i militari dell'Arma, nella nottata transitando in via Duca del Mare, arrivati in prossimità dell'incrocio con Corso Italia, hanno potuto osservare un giovane fermo in piedi sul marciapiede. Il suo atteggiamento fermo nel cuore della notte, nell'immediata vicinanza di un distributore automatico di bevande e alimenti, è subito parso strano ai carabinieri, che hanno deciso di fermarsi in posizione defilata per osservare i suoi movimenti. I militari della pattuglia hanno immediatamente riconosciuto il giovane per un 25enne del posto, già gravato da precedenti penali e spesso trovato in compagnia di esperti pusher. Quindi hanno deciso di approfondire i motivi della sua presenza in strada, tra l'altro in modalità palo. Subito raggiunto dall'equipaggio, il giovane è stato bloccato e perquisito. L'attività ha permesso ai militari di trovare nel tasca del giubbotto un bilancino di precisione, perfettamente funzionante, intriso di sostanza bianca, mentre all'interno degli slip due involucri, uno contenente ben 5 grammi di crack e un altro contenente più di 8 grammi di cocaina e per ultimo dentro il marsupio la somma di denaro pari ad euro 255, considerato introito dell'attività di spaccio. Denaro e stupefacenti sono stati sequestrati dall'equipaggio che ha proceduto all'arresto del 25enne. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto per lui la sottoposizione agli arresti domiciliari. La Procura distrettuale della Repubblica di Catania, nell'ambito dell'attività investigativa svolta dai carabinieri della stazione di Catania Piazza Verga, a carico di un 32enne catanese pregiudicato venditore ambulante indagato per atti persecutori, ha richiesto e detenuto dal GIP del Tribunale di Catania l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere. Le indagini coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere hanno fatto luce sulle condotte dell'indagato, già gravato da precedenti penali per maltrattamenti verso il padre, nei confronti dell'ex fidanzata, ripetute dal dicembre 2023 fino al giorno dell'esecuzione della misura. Gli atteggiamenti vessatori avrebbero avuto inizio quando, dopo un anno e mezzo di frequentazione, la ragazza ha deciso di interrompere la relazione con il 32enne a causa delle aggressioni verbali subite e dei frequenti scatti di ira del ragazzo, che sarebbe avvenuti quando lui, assuntore di sostanze stupefacenti, sarebbe stato in crisi d'astinenza. Lui però, non accettando tale decisione come prima reazione, avrebbe minacciato atti di autolesionismo per impedirle di lasciarlo. La vittima però, convinta della sua scelta, non avrebbe ceduto alle minacce, quindi l'uomo avrebbe cominciato ad appostarsi presso la sua abitazione, arrivando anche a dormire in strada, fino anche a pedinarla frequentemente. Solo pochi giorni fa la vittima, ormai esausta da tale situazione, ha deciso di querelare l'ex fidanzato, permettendo così agli investigatori di documentare in modo completo ed esaustivo le condotte persecutorie e richiede all'autorità giudiziaria la misura cautelare eseguita dai carabinieri della stazione di Catania Piazza Verga. La carità si fa concreta. Con la colletta della Quaresima di Carità intitolata Casa e Lavoro, la nostra diocesi ha dato risposta e ha reso manifesto quello che è la sensibilità delle nostre parrocchie. Una sola Caritas
perché le parrocchie possono diventare un tutt'uno nelle loro caritas parrocchiali. La nostra colletta è servita anzitutto per pagare gli affitti, perché sempre più persone vengono con la difficoltà di affrontare il pagamento mensile delle affittualità della casa. E in più ci stiamo spendendo con alcune aziende del territorio, per effettuare delle borse lavoro. Perché noi crediamo che la difficoltà va superata mettendo in gioco la persona che sta attraversando un momento difficile. E il luogo dove l'uomo trova la sua dignità più alta è proprio quella del lavoro. E allora mi auspico, in un tempo come quello che stiamo vivendo, in cui si corre sempre e si è sempre distratti per arrivare ad altre finalità, quello invece di fermarsi e pensare che dinanzi a me c'è un mondo che mi attende e ci attende. E allora, come Caritas, ecco, questo momento diventa un momento di fermarci per pensare alla solidarietà. Non ci sono solo io, ma gli altri che vivono insieme a me. E allora, grazie alle parrocchie che ogni giorno danno il loro contributo concreto tra le loro mura, ma che si sono fatti interpreti di un progetto più grande che è quello della diocesi. Non smette di stupire Pompei con i suoi scavi archeologici che continuano a restituire parti della città antica. Tra le ultime scoperte nell'Insula 10 della Reggio 9, un ambiente interpretabile come sacrario, con pareti a sfondo blu-azzurro, attribuibile al IV stile e decorate con figure femminili rappresentanti le stagioni, nonché due allegorie, rispettivamente dell'agricoltura e della pastorizia. A pochi giorni dalle elezioni europee in programma nei 27 dal 6 al 9 giugno, i sondaggi di Euronews rivelano che l'attesa vittoria dei conservatori difficilmente troverà un'intesa politica per votare il presidente della futura Commissione europea. If we think about Giorgia Meloni, for example, the Italian Prime Minister, we have to understand that when we look at the leadership in the European right, we have also to see, to take in account that we are talking about leaders that in some cases are also head of government, so they have different interests. Secondo Euronews Poll Center, se i conservatori avessero la tentazione di formare una coalizione, dovrebbero integrare i liberali di Renew Europe per far coincidere la logica parlamentare del numero dei seggi con la realpolitik degli interessi dei governi dell'UE. Anche la coalizione dei gruppi pan-conservatori sembra difficile da formare. Sarebbe troppo sbilanciata a destra, in un momento in cui anche l'ultradestra sembra divisa. Non è solo una questione di numero di seggi, suggeriscono i sondaggi, ma di orientamento politico dell'UE. L'unico tema che può dare coesione alla destra è la lotta all'immigrazione, ma le strategie stanno divergendo tra il fianco meridionale e le parti orientali e settentrionali dell'Unione Europea. The center of gravity will certainly move to the right. And this is something the EPP, which will then be the central player, will be able to use as a blackmail potential vis-à-vis the Liberals and the Social Democrats, if not the Greens. I don't believe that the EPP is serious about working with identity and a democracy. That would also be political suicide at the national level, but they will certainly use it. Secondo Euronews Poll Center, i partiti politici tradizionali dovranno affrontare il difficile compito di essere costretti a governare il futuro Parlamento alla ricerca dei voti di un blocco frammentato della destra radicale.